Buongiorno. Allora, direi settimana di alta classifica, non lo diciamo perché sennò poi dopo cominciamo a creare presupposti diversi. Nessun presupposto, la classifica dice quello, ci meritiamo quello. La classifica dice questo, ci sarà un incontro domani veramente interessante contro una retrocessa. Tu hai sempre detto che le prime favorite sono le retrocesse da là, quindi insomma, incontro di cartelli. Beh, è chiaro che il Carpi è una squadra che l'anno scorso ha fatto 39 punti in Serie A e quindi fanno fatti i complimenti perché fare 39 punti in Serie A per una neopromossa come il Carpi che già ha fatto un'impresa a essere promosso, quindi il gruppo è rimasto gran parte quello della promozione, un allenatore navigato, esperto, che fa giocare le sue squadre a livello caratteriale sempre al massimo delle proprie potenzialità. E secondo me il Carpi trova anche in avanti due giocatori che bisogna fargli i complimenti perché Lasagna l'anno scorso dovunque andava in Serie A era lo spauracchio delle difese perché ha messo in difficoltà tutti. E poi abbiamo il nostro ex Andrea Gadellani che 2 anni fa era capocannoniere della Serie B, quindi una squadra solida con due attaccanti eccezionali che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Quindi è un'ottima partita da parte nostra affrontare il Carpi, ma sarà una partita molto ostica. E contro una squadra preparata e sicuramente organizzata per fare il ritorno in Serie A. Come facciamo di solito, fai un po' il punto della situazione a livello, diciamo, fisico della squadra. Livello fisico, allora abbiamo fuori sono Cisotti, poi abbiamo Piccolo e c'è il terzo che è Crocchianti. Sì, il terzo è Crocchianti, chiaramente che ancora devono riprendersi dall'infortunio, sì, dall'infortunio, mentre Valentini sappiamo bene che c'ha bisogno ancora di altre 2 settimane, almeno 2 settimane, quindi non lo considero neanche infortunato perché non è un infortunio, ma è una cosa diversa. Rientrano poi fuori dalla lista dei convocati rimangono Tamas e Barbato, fuori dalla lista dei convocati saremmo in 22, gli altri tutti abili, compreso Errasti che è alla prima convocazione insieme a De Col. Sì, diciamo che De Col è la seconda settimana che lavora con noi, quindi è un po' più avanti di Errasti che è la prima settimana che lavora con noi. E anche loro hanno qualche assenza perché ci sono state un paio di espulsioni, poi Bianco che non sta tanto bene, insomma. Sì, ma io fino ad oggi le assenze non le ho mai dette e non le dirò mai, perché comunque le assenze possono essere anche delle opportunità per nuovi giocatori, perché la rosa è fatta di 25-26 giocatori, non è fatta di 11, quindi l'allenatore deve essere bravo anche ad attingere nella rosa che ha, e io penso che ogni allenatore ha la rosa più importante che c'è nella categoria. Per me quelli che abbiamo sono i migliori in assoluto e l'abbiamo dimostrato attraverso quello che è la nostra mentalità, la nostra filosofia. Diciamo che le risposte sono quelle giuste che stanno arrivando dalla squadra e dai singoli giocatori, ma non da singoli perché giocano dalla squadra e quindi è molto più semplice correggere e soprattutto è molto più semplice migliorare è quello che vogliamo noi e che dobbiamo fare noi in tutte le situazioni che chiaramente delle volte magari vediamo un po' meno positive, magari si fanno i pochi gol e quant'altro. Invece, quando si gioca da squadra, come abbiamo dimostrato ad Ascoli, la squadra che gioca d'insieme con quel coraggio che gli chiedo di osare, soprattutto quando si fa la fase d'attacco, e ad Ascoli il primo tempo abbiamo osato, abbiamo avuto coraggio e siamo stati premiati, come succede spesso quando si ha coraggio. E hai detto prima 39 punti in Serie A, grande squadra, come mai però non è così in alto, non ha già cominciato a ingranare bene il Carpi, non è davanti a tutti? Ma questo dovete chiederlo a Castori, non a me. Io non Sì, posso. no, dico dall'esterno, perché No. tu hai allenato tanto in Serie A, perché non si è calata abbastanza Ma nel... no, bisogna dire che Lasagna sta cominciando a star bene adesso, da 2 settimane che sta bene. È un giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti, da tiro, a corsa, a forza. Quando parte nei spazi non lo prende più. Dico Lasagna come potrebbe essere l'ex Andrea Gattellani, ma ci sono tanti ex in questa squadra del Carpi. Quindi
quindi tutti vogliono fare una bella figura, perché ho letto di Andrea Catellani che se segna non esulta, ho letto che di Lasagna che ha detto che viene qua che vogliono vincere, ho letto gli ex che vogliono fare, è giusto così, ma è giusto così, ci abbiamo anche detto il sportivo che è stato qui, quindi sarà una rimpatriata, però poi al momento del fischio inizio chiaramente ci sarà battaglia, perché comunque con il Carpi non puoi fare una partita di fioretto, perché per caratteristiche sia il Carpi e sia lo Spezia sono due squadre che a livello caratteriale sono due squadre che si fanno valere, quindi conta molto di più secondo me quell'intensità e quella concentrazione che sono fondamentali domani da mettere in campo per ottenere i tre punti. Per quanto riguarda l'attacco, ci dici come sta Granoccia adesso, al di là della scelta che farai, Nenè sta facendo benissimo. Granoccia ora... grazie, me l'ho ricordato, no, perché sennò poi sembra sempre che parliamo sempre di qualcuno che non c'è a discapito di quello che magari stanno facendo bene. No, assolutamente. Ok. Allora, ho capito male allora. No, ti dico, volevo sapere se sarebbe comunque pronto per fare i 90 minuti Granoccia. Guarda, Granoccia, lo dico tranquillamente, questa settimana qua ha fatto una buona settimana. Finalmente lo comincio a vedere, ma anche lui si comincia a vedere che è migliorato molto. Chiaramente, sai, lui come struttura è una struttura che ha forza, avrebbe bisogno di giocare 2-3 partite di fila per essere al top. Però sa benissimo che ha grande considerazione da parte dell'allenatore, da parte chiaramente dei tifosi, della società, e quindi il lavoro diventa più semplice certe volte, no? Perché sa bene che quando è chiamato in causa può fare la differenza anche lui insieme a tutta la squadra. Questo parlo di Granoccia, quindi avanti così. Allora, io penso che il campionato di Serie B è il campionato difficile per questo motivo, perché non è che nel calcio vince chi spende di più, chi ha più storia, chi ha più prestigio, chi ha più budget, no. Nel calcio, soprattutto in Serie B, vince chi è più organizzato, chi ha più fame, chi corre di più. E quindi oggi è difficile dire chi sarà da playoff alla fine. Tutte sono importanti le partite, l'importante è affrontarle con la propria mentalità, quello che è la nostra filosofia di gioco, che stiamo vedendo che partita dopo partita stiamo crescendo e ci stiamo mettendo dentro qualcosa in più che c'è bisogno per vincere le partite. Quindi non guarda la classifica, guarda una partita alla volta, che è la cosa più, secondo me, in assoluto più importante che dobbiamo fare, e a prescindere dal risultato la prestazione deve essere di ottimo livello. Se la prestazione è di ottimo livello, di solito quando le prestazioni sono tante di ottimo livello, il risultato è una conseguenza a quello che si vede, a quello che si farà. Quindi è importantissimo fare la prestazione, è importantissimo l'intensità e la concentrazione per sviluppare quelle che sono le proprie caratteristiche per vincere le partite. Il fatto però che la classifica dice che in questo momento siamo la prima della vecchia B, no? Visto che davanti abbiamo solo o retrocesse o neopromosse. Una domanda ve la siete fatta? No. Ma la faccio io? Fatta. Come mai sono indietro gli altri? Perché il calcio bisogna ripartire sempre, però c'è bisogno di pazienza, di equilibrio, bisogna sapere anche aspettare quando si riparte da una stagione importante fatta l'anno precedente, di non dare per scontato nulla e di non mettere troppe aspettative, perché in B, quando metti troppe aspettative, se non hai la squadra più forte, può succedere che ogni partita ha un pareggio e una sconfitta.
Noi è successo inizialmente, io predicavo pazienza perché bisogna ritrovare quello che è l'equilibrio soprattutto della Serie B, a oggi devo dire che la squadra è cresciuta moltissimo e ha tanti margini di miglioramento. Questo lo dico con grandissima franchezza, perché ci sono in alcuni punti, in alcune zone del campo dove bisogna osare di più, bisogna avere più coraggio, bisogna attaccare con più veemenza, e questa è una cosa che bisogna, ci stiamo arrivando un po' alla volta. Qualcuna non è riuscita, però sta giocando bene. Io faccio il Novara, che il Novara ha una classifica bugiarda, tanto per dirne una, perché l'ho vista per tutte le partite del Novara, gioca bene ma non riesce a portare a casa il risultato, ma la prestazione c'è, quindi è solo questione di tempo, ok? Perché in Serie B con due vittorie, sai bene, si va su, con due sconfitte si ritorna nella zona calda. Noi l'importante è che continuiamo a crescere e continuiamo a fare prestazioni, a prescindere da tutte le cose che ci possono succedere da qui alla fine. Le prestazioni sono fondamentali per ottenere un risultato, e il giocare bene, di solito chi vince, chi è il migliore, chi gioca meglio, chi è il migliore in campo, non quello che ho detto prima, budget, giocatori e quant'altro. La fascia destra difensiva, invece di essere un problema, sembra che adesso sia un problema al contrario, nel senso che a questo punto è quasi abbondante, perché riprende del gol, c'è i Calmi e c'è anche Vignali, che sta facendo onestamente molto bene, che ha fatto anche l'assist per il secondo gol. Allora, se parliamo di Luca Vignali, è un giocatore che nasce in un ruolo, magari può essere basso, di quinto, a destra, è un ragazzo che si può adattare in due o tre ruoli, e lo fa senza chiaramente batter ciglio, perché è uno spezzino prima di tutto, quindi ci mette sempre cuore. Sapete bene che significa essere spezzini, voi lo sapete meglio di me chiaramente, perché comunque io sono qui da poco tempo, però l'ho capito subito. Cioè, mi sono subito messo nelle condizioni di capire qual è l'anima dello spezzino e la passione dello spezzino, e io condivido molto di quello che è il calore dello Spezia, la passione dello Spezia. E Luca Vignali, con a qualche giocatore che abbiamo, che c'è ancora, per dire che sono spezzini, parlo di Giulio Maggiore e di Ceccaroni, sono giocatori che ci mettono sempre il cuore. Poi è chiaro che il Vignali deve crescere. La seconda partita l'ha fatta un pochino meglio, come terzino destro, perché ha spinto di più, ha cercato di essere più tranquillo, chiaramente lavorandoci, ed è giovane, ha tanti margini di miglioramento. L'importante è che non faccia nessun pensiero diverso da quello che deve fare il difensore, perché se deve fare il difensore deve prima di saper difendere, poi quando c'è la palla può attaccare, e quello lo sto spingendo un po' di più di dire vai, perché delle volte magari per caratteristiche del momento nuovo del ruolo, tante volte pensa un pochino più a difendere, invece ad Ascoli si è lasciato un po' andare un po' di più, e abbiamo visto che ha le qualità da un centrocampista, però giocando da terzino. Però questa è una questione di crescita, è una questione di applicazione, è solo questione di tempo in pratica. Un altro giocatore che ha impressionato, pensavo potesse essere un po' stanco, l'ho sempre giocato, ma invece di Ascoli, al di là dei gol, straordinario, perché è venuto spesso e volentieri ad aiutare il centrocampo, a proteggere il palo, addirittura ha salvato un gol dietro, insomma, una grande partita. Allora, io parto da un presupposto, che lo Spezia è al di sopra di tutti. Quindi, partendo da questo presupposto qua, tutti quanti noi che lavoriamo per una causa, comunque, che sarebbe cercare di fare il meglio possibile, tutti devono sacrificare e mettersi a disposizione per la squadra, e noi dobbiamo mettere a disposizione per lo Spezia, che è al di sopra di tutti. Perché dico questo? Perché per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di avere le idee chiare di com'è la proprietà, che è al di sopra di tutti. La cosa più importante sono loro, la proprietà, ok? Dal patron Volpi, Corradino, Micheli e quant'altro che fanno parte della proprietà, a venire giù. Quindi questo è il primo messaggio importante. Il secondo messaggio importante sono i nostri tifosi insieme a noi giocatori, ok? Che noi in campo lottiamo per 95 minuti per ottenere la vittoria, e loro si sostengono sempre, sempre, con il loro calore, con la loro passione. E questo fa in sì che queste tre cose insieme fanno il gruppo. E qui si vengono tante partite attraverso questo qua,
perché tante volte la partita finisce 0-0, ma la differenza la fanno queste cose qui, e oggi noi siamo su questa strada qua e dobbiamo continuare a sostenerla, a batterci, a dare esempi in questo modo qua, perché comunque lo Spezia, ripeto, è al di sopra di tutti. Ma sicuramente, perché comunque la gente ci tiene, i tifosi ci tengono, ci tiene, ripeto, la proprietà in primis, ok? Che ripeto sempre che è molto importante cioè guardare chi è sopra di noi, però la gente lo sa benissimo, questa è una storia, una grande storia, fatta di passioni, di sudore, fatta di battaglie dove magari tutti si sono sacrificati per ottenere un qualcosa. Ed è bello che rimangano nella storia ed è che vengono chiaramente festeggiati con chi l'ha fatta crescere questa storia qui e chi ha avuto chiaramente essere soprattutto presente, che ha dato un contributo importante per fare questa storia. Però l'obiettivo nostro e mio è cercare di scrivere un'altra pagina di storia. Non so come, ma probabilmente so qual è la strada, speriamo di riuscirci chiaramente con tutti quanti sono gli effettivi che ci sono oggi, che stanno aiutando lo Spezia, per riscrivere un pezzo di storia, che è quella che sarà, che hanno fatto già prima i nostri precedenti, e speriamo di farla noi nel futuro. Grazie, grazie a voi.